Adesso pensiamo anche un po' a tutti il nostro amato Festival della Filosofia. Ma adesso, grazie al professor Catello Porzio e alla professoressa Brunella Cargiulo, che invitiamo sul palco, forse riusciamo a vivere quei momenti e a ritornare in quell'atmosfera. Un grande applauso! Almeno di loro. Cosa ci presentate? Buongiorno a tutti. Noi presentiamo un brano tratto da uno spettacolo che l'anno scorso è stato presentato al Festival Internazionale di Filosofia in Grecia, che riguardava la figura femminile nell'età classica, da Pandora ad Ipazia, e i ragazzi di quarta A lo hanno rappresentato e hanno raggiunto un buon, anzi un ottimo successo, e sarà presentata fra poco la parte dedicata a Ipazia. E a questo proposito invito a salire sul palco la dottoressa Giuseppina Russo, che è la fondatrice e ideatrice del Festival Internazionale della Filosofia, che noi tanto amiamo e al quale partecipiamo con tanto entusiasmo e impegno, e anche il professor Salvatore Ferrara e il dottor Valentino Merton, organizzatori alla pari e collaboratori della dottoressa Russo. È con grande emozione che siamo qui oggi. Noi da qualche anno, quindi saluto il pubblico, saluto la preside, la professoressa Patrizia Sorrentino, saluto questi nostri amici appunto che da anni ci sostengono, che vengono con i vostri ragazzi, Posso con i loro interromperti, Pino? Ti devo ragazzi. interrompere. Ciao ragazzi, ci siete? Fatemi sentire, fatemi un applauso perché oggi il sole è qui. Oggi il sole è qui. Significa che no, devo interrompere perché noi abbiamo sempre l'abitudine di cominciare il nostro festival, ve ne parleremo a breve, rapidamente, molto importante. Abbiamo sempre l'abitudine non di interromperci, però io ho dovuto prendere la parola perché era importante introdurvi, presentarvi con il giusto, come dire, il giusto accento. Allora, l'ideatrice e fondatrice del Festival della Filosofia in Magna Grecia, fatemi sentire Giuseppina Russo, facciamole un applauso. E abbiamo con noi il direttore scientifico, colui che ci parla sempre col cuore, il nostro grande professore Salvatore Ferrara, che ringraziamo di essere qui con noi oggi. Ma soprattutto vogliamo ringraziare Catello Porzio, che ci ha invitato a nome della scuola di Vito Salvemini, ringraziare ovviamente le nostre care amiche ambasciatrici che ci seguono da tantissimi anni, la professoressa Ausilia Di Bartolomeo, Marisa Cimmino. Fatelo un applauso, facciamolo, sempre come diceva il nostro amico spontaneo. Patrizia Esposito, siamo veramente felici di essere qui con voi oggi. Io poi ripasserò la parola a te, Pina, per la consegna del premio del quale ci parlava prima Catello Porzio. Da tantissimi anni Salvemini partecipa a questa iniziativa culturale, questo progetto didattico che dal 2008 al 2018 ha visto la partecipazione di 40.000 ragazzi provenienti da tutta Italia, e dal 2015 si svolge anche in Grecia, dove molti ragazzi di Salvemini hanno partecipato in passato, e quest'anno ci sarà anche un'altra delegazione. Ci sono anche ragazzi olandesi, ragazzi greci, l'anno prossimo ci saranno ragazzi provenienti dalla Svizzera, il Belgio, la Francia. Quindi siamo felicissimi che questo progetto, queste attività culturali già premiate nel 2011 dal nostro carissimo Presidente della Repubblica con la medaglia per le attività realizzate, le attività culturali realizzate, il nostro Presidente Giorgio Napolitano, quindi anche napoletano e campano, allora ci premiò per le attività realizzate con una medaglia, il nostro carissimo assessorato alla cultura del Comune di Napoli con un certificato di attestato di benemerenza nel 2017. Quindi siamo veramente felici di intraprendere questo percorso anche con voi, e grazie a voi ragazzi del Salvemini che ogni anno ritornate a questo Festival della Filosofia in Magna Grecia, dove
viene utilizzata una metodologia innovativa, no? Quella del dell'endowment, education and entertainment, con tante attività, tanti talenti che voi portate, infatti bravissime, complimenti, tanti complimenti per il lavoro che abbiamo visto finora, perché eccellenti. Oggi è una giornata veramente, noi ve lo dobbiamo dire, avete organizzato, noi ormai organizziamo macro eventi da tantissimi anni, una giornata elegante, eccellente nell'organizzazione, quindi tantissimi complimenti anche a tutti gli organizzatori e grazie per l'invito che ci avete fatto anche qui oggi. Come diceva Catello Porto, l'anno scorso Catello Porto con un fuori programma arrivò con i suoi ragazzi e chiaramente anche gli altri collaboratori che partecipano al progetto con questo progetto rispetto ecco, alla figura femminile nell'antichità classica da Pandora ad Ipazia, dove i ragazzi si esibirono fuori concorso, perché nel festival ci sono determinate attività tra cui anche i concorsi di discipline artistiche e furono veramente veramente come dire bravissimi su un bel palcoscenico sul mare greco che ci vide protagonisti lì. Io voglio passare per un attimo la parola al nostro caro direttore scientifico Salvatore Ferrara per un saluto chiaramente ai nostri ragazzi. Non so se qui tra di loro ci sono i ragazzi che hanno partecipato a qualche festa. Ci sono, sono loro non ancora. Anche ecco, anche tra di loro. Ok. Salvatore, prego. Dove stanno? Dobbiamo state con noi. Ciao ragazzi. Buongiorno, buongiorno. State qui con noi. Ciao ragazzi. Vogliamo consegnare questa targa. La Presidente tra poco vi consegnerà questa targa. Niente, io volevo solamente aggiungere una cosa, che Carrello Porcio, i docenti del Salvemini, da anni presenti al Festival della Filosofia con i loro studenti, ci indicano una strada a nostro avviso obbligata per la scuola oggi. La scuola deve trasformarsi da comunità educativa in una comunità educante. La comunità educante è una comunità capace di educare i ragazzi, di educare gli alunni, ma è anche capace di farsi educare, di farsi cambiare dagli alunni. Quindi questo è possibile solo se gli insegnanti, se la scuola riesce, come Salvemini riesce, a valorizzare le risorse, le capacità, le potenzialità, le genialità, i talenti dei propri alunni. Grazie di questo, di questa lezione che ci date. Ciao, buonasera. La consegna della targa, mi avete lasciato questo spazio, grazie Valentino, grazie. Allora, la targa, io una cosa tengo a dire, poiché avete attraversato con questa performance un momento toccante proprio della storia dell'umanità e se ne parla sempre troppo poco, no, di queste filosofe, che in modo eroico sono state capaci di trasferirci anche loro conoscenza. E quindi quello che diceva Salvatore, noi grazie a voi abbiamo anche appreso un certo modo di poter rappresentare anche queste filosofe. E quindi grazie ancora e per questo vi consegniamo la targa. Quindi per l'originale e sapiente rappresentazione teatrale del pensiero filosofico al femminile nella filosofia antica. Grazie a te. Grazie. Grazie, grazie a tutti, cediamo la parola e lasciamo il palcoscenico ai presentatori e ai ragazzi. Grazie e vi aspettiamo al festival. Ciao a tutti, grazie. E adesso ci mostreranno il loro talento con questa fantastica, lo spettacolo, una rappresentazione. Ok, fateci vedere ragazzi, fateci vedere. Ipazia. No.